Ieri al Via d'Adano le celebrazioni in onore di Sant'Antonio di Padova con la benedizione dei bambini del saio votivo e la processione del simulacro dalla sua chiesetta sino alla chiesa di San Pietro. Tante le iniziative inserite quest'anno nel ricco programma. Tra queste da segnalare la reliquia del santo che va incontro agli alunni nelle scuole cittadine. Questa mattina inizio della tredicina per i bambini, prima nel plesso centrale del primo circolo didattico e poi nel plesso Giobbe. Ad incontrare i bambini è stato padre Nino Lamanna. La reliquia del santo nelle mani di una insegnante, l'immagine simbolo di quello che è accaduto questa mattina nelle scuole di Adrano, il santo, Sant'Antonio che va nelle scuole, che va incontro ai fanciulli, padre Nino Lamanna. È stato un incontro bellissimo e oggi ha trovato conferma che il culto delle reliquie trova una risposta nella sensibilità, no, dell'uomo e nella sensibilità dei nostri ragazzi. Loro avevano questo desiderio di toccare, vedere, sentire, percepire la presenza di Antonio di Padova e questo incontro è avvenuto con la classica turbolenza tipica dei bambini e perché no del prete che glielo portava. E c'è stato questo incontro bello, allegro, scoppiettante, vivace, così come erano gli incontri di Antonio da Padova con tutti i suoi ascoltatori, coloro che ascoltavano le sue prediche. Lui era un grande trascinatore, si contavano decine di migliaia di ascoltatori alle sue omelie. Decine di migliaia significa che a quel tempo senza microfoni lui riusciva a dominare, a avere in pugno una platea abbastanza grande. Addirittura c'era gente che apriva la porta di casa perché il vento le portasse la voce di Antonio. Ecco, lei diceva che io non ho avuto paura a portare Sant'Antonio nelle scuole anche in maniera fisica. Parliamo di questa reliquia che è ospite ad Adrano, è diventata realtà ad Adrano da alcuni anni e questo, insomma, ha fatto aumentare anche la devozione. Sì, dal 99 allora l'allora parroco padre Abate portò con l'aiuto di altri nostri cari amici fedeli, ha portato qui, l'ha portata con la presenza dello stesso rettore del santuario, ha portato qui questa reliquia della cute di Sant'Antonio. Ecco, quest'anno ci sono tante novità per appunto, le celebrazioni in onore di Sant'Antonio, tanto coinvolgimento, tanta scuola, ma non solo questo, c'è anche l'incontro con i malati e altro ancora. Domani mattina andremo dai malati della parrocchia e anche da quelli che richiedono la presenza della reliquia. Io da infermo dico che la presenza della santità della Chiesa e la presenza dell'Eucaristia soprattutto è una grande forza per andare avanti e portare la croce dietro il Signore. Ieri c'è stata l'apertura delle manifestazioni con il trasferimento del simulacro dalla sua chiesetta a San Pietro. Sì, è stato bellissimo questo breve tratto, no? Così bello, così sentito, della famiglia, non solo della famiglia parrocchiale di San Pietro, ma la famiglia Adranita che si stringe attorno a Sant'Antonio. Non è il patrono, ma è come se lo fosse, perché il coinvolgimento è corale. Già da stamattina alle 7, quando abbiamo aperto la chiesa, c'era gente dietro la porta della chiesa, la chiesa che si riempiva di gente che pregava. E la cosa bella è che ci sono giovani coppie, uomini, donne, che senza preoccuparsi, senza avere remore, né vergogna, si presenta davanti ad Antonio, che ha saputo essere amico dei poveri, per pregarlo, perché attraverso di lui si senta più vicino a Cristo.